Bene, allora, buongiorno e cominciamo subito con una domandina. Se adesso vi dicessi che lanciandovi a tutta velocità contro questa parete avresti una probabilità di passarci attraverso e trovarvi sani e salvi dall'altra parte, quanto mi reputereste pazzo? Vabbè, è una domanda retorica perché io so di essere pazzo, cioè sono venuto qui con queste palline, ma non per questo motivo. Infatti, questa probabilità esiste. Piccolissima, praticamente irrealizzabile, ma presente. Ed è proprio la sua presenza che permette alcuni effetti in natura di vitale importanza per noi. Un esempio: brilla ogni giorno sulle nostre teste. Il sole risplende perché le particelle possono passare attraverso le barriere, sia che si tratti di barriere solide, sia che si tratti di barriere fatte di energia, come la forza che respinge due cariche elettriche dello stesso segno. Nel sole, i componenti dei nostri atomi, i nuclei, con carica elettrica positiva, e gli elettroni con carica negativa, non sono legati tra loro, ma liberi di muoversi a gran velocità in una sorta di calderone chiamato plasma. Ed in questo moto turbolento capita ad esempio che due nuclei vengano a scontrarsi, ma a loro non piace stare vicini perché hanno la carica elettrica dello stesso segno. E quindi, non appena si sentiranno, svilupperanno questa forza repulsiva che diventerà sempre più intensa man mano che si avvicinano, fino a creare una barriera pressoché impenetrabile. Ed è qui che entra in gioco la magia. La meccanica quantistica, che è la teoria che spiega come funziona il mondo dell'infinitamente piccolo, ci insegna che la probabilità di trovare la particella in un punto dello spazio piuttosto che in un altro è descritta da un'onda che si propaga. E le onde, sappiamo, non si fermano quando incontrano un ostacolo. Pensiamo al suono emesso da questo bel pianoforte. Il suono è emesso dall'interno, eppure l'onda vi giunge uguale, riesce ad attraversare la barriera e a sbucare, seppur attenuata, dall'altra parte. Trovare l'onda oltre la barriera vuol dire poter trovare la particella lì. E se questa probabilità si realizza, essenzialmente uno dei due nuclei attraverserà il muro elettrico per trovarsi a contatto con il suo amichetto. A questo punto entrano in gioco forze diverse, molto più intense di quelle elettriche, le forze nucleari, che uniranno le due particelle liberando energia, il principio della fusione nucleare che alimenta il Sole. Ma se questo effetto di trasferimento o effetto tunnel è tale da mantenere in vita una stella, perché non si è mai visto un uomo passare attraverso un muro? Io non l'ho mai visto. Beh, la risposta risiede nella costante che governa il mondo quantistico, la costante di Planck, un numero che ci dice qual è la dimensione alla quale questi effetti diventano importanti. E il problema è che questo numero è piccolissimo, così piccolo che per noi queste magie sono praticamente inosservabili. Se volessimo calcolare veramente la probabilità di un essere umano di attraversare un muro come quello, e io l'ho fatto, beh, pensate a 15 miliardi di universi, con 15 miliardi di mondi, abitati da 15 miliardi di persone, che si mettono tutte d'accordo per lanciarsi continuamente contro un muro. Beh, dopo una settimana di fallimentari tentativi e molteplici craniate, uno forse ce la fa. Se volete cominciare, io vado a prendermi un caffè. Grazie.